caffè che vale, espresso scende moca sale. Bentrovati ad un nuovo caffè, un caffè speciale quello di oggi, perché vi porto a discutere con Remo Lucchi. Remo Lucchi, lo vedete in collegamento con me, è fondatore di Eumetra, ma da sempre si occupa di analizzare i dati, e Remo oggi ci racconterà una cosa molto particolare sul fatto che i dati di analisi sullo stato di salute di un paese, piuttosto che delle classi sociali che lo compongono, di noi tutti insomma, vanno letti certamente rispetto al passato, ma la filosofia centrale che ci spiegherà oggi vanno letti ora più che mai guardando al futuro, perché ci serve capire dove stiamo andando e perché chi ci guida, ma anche noi che stiamo a bordo di questa ipotetica nave, dobbiamo essere consapevoli, perché solo la consapevolezza ci darà quell'energia e forse anche quella motivazione a fare ognuno la nostra parte. Di questo parleremo nel caffè di oggi con Remo Lucchi. Rimanete con noi, sigla, solo un minuto e mezzo per canticchiare insieme questa sigla originale sul caffè, e poi con noi Remo Lucchi. Un caffè che vale, espresso scende moca sale, serve a farci avere quella marcia in più. Un caffè che vale, senza esagerare, serve a questa Italia per tenersi su. Un caffè che vale, rito nazionale, è un caffè che vale grazie a te. Cambia anche il modo di analizzare i dati, il tempo che stiamo vivendo, ci stai dicendo, richiede più che un'attenzione su quello che è accaduto, un'attenzione urgente su quello che accadrà. Ecco, perché intanto avete cambiato questo approccio? Dobbiamo fare un filo di storia, se è possibile, appena appena. In tutto il secolo scorso, diciamo negli ultimi 50-60 anni, la gente nella ripresa della società dopo la Seconda Guerra Mondiale è entrata in una logica di desiderio di possedere sempre di più, quindi l'avere i soldi per poter comprare e in qualche modo per poter imitare i segmenti di ordine superiore che i soldi li avevano e si potevano concedere di tutto. Questa è stata un po' l'elemento evolutivo che ha caratterizzato la nostra società. Io ricordo quando iniziai a fare le ricerche 50 anni fa che nel 72 le persone che avevano un'istruzione almeno medio superiore, che avevano studiato almeno fino a 19 anni o più, erano il 16% della popolazione. Quindi da Gesù Cristo in poi, per 2000 anni, siamo arrivati al 16%. Dopo 30 anni circa, nel 2000, eravamo arrivati al 20%, cioè quindi in 30 anni è aumentato di 4 punti. Adesso che cosa è successo? Che dopo soli 20 anni l'istruzione è triplicata. La gente che ha un'istruzione media superiore è attorno al 60%. Cosa vuol dire? Vuol dire che le nuove generazioni che sono entrate nella società adulta hanno un'istruzione completamente diversa, hanno una capacità critica, magari non ce l'hanno fatta andare all'università e vi spiego il perché, hanno comunque una capacità critica importante e hanno acquisito la propria persona, sono diventati degli individui, sono usciti dalle masse. Questo desiderio è stato ulteriormente incrementato dalla cultura dalla quale arrivavano, cioè quindi il desiderio di partecipare, di essere inclusi, di vivere in una società orizzontale e di diventare attori era un desiderio irrefrenabile. Però che cosa è successo? Un guaio gigantesco. È successo che per via della globalizzazione e per via delle varie crisi finanziarie nel mondo occidentale si è creata una crisi di tutto il sistema economico che ha coinvolto dal 20 al 25 al 30% tutto il mondo occidentale. Quindi noi ci troviamo in una situazione in cui questi nuovi segmenti che entrano nella società adulta in realtà entrano in un contesto estremamente complesso e la precarietà si è tutta scaricata su di loro. Quindi troviamo persone che sono entrate dicendo io adesso voglio partecipare, voglio essere incluso, voglio essere attore, voglio avere i soldi, e proprio loro,
sono stati martellati dalla crisi sociale e sono venuti fuori questi nuovi segmenti, un po' in tutto il mondo occidentale, che dicono no, ma io devo venire prima degli altri, chiudiamo le frontiere, allontaniamo i nazionalismi, i sovranismi. Questa situazione ha creato la Brexit, ha fatto eleggere Trump, Vox in Spagna, Gilet Gialli in Francia, la nuova destra in Italia. Quindi Remo, ci stai dicendo che questa paura di perdere quello che con tanta fatica ci si era conquistati e ha alzato il livello, se vuoi, delle divisioni, ha alzato nuovi muri e ha creato insomma nuovi egoismi dentro i quali siamo ancora in questo momento immersi? Sta succedendo un guaio grosso. Innanzitutto voglio precisare una cosa, che questa nuova destra nascente in tutto il mondo occidentale, io non dico che abbia torto, che si debba essere di sinistra, non è vero, poi vi spiegherò il perché, ma io dico semplicemente, guardate che anche nella nostra Costituzione c'è l'articolo 3, secondo comma, che dice che la Repubblica ha il dovere di assistere tutti gli italiani, di farli studiare tutti, di farli partecipare tutti al sistema economico e sociale. Se questi italiani sono abbandonati perché la crisi si è scaricata su di loro senza che loro ne avessero colpa, che colpe ne hanno? Il problema è questo. Purtroppo si trovano in questa situazione e questa distanza tra la gente che sta bene e loro che stanno male aumenta sempre di più. Ed è la prima volta nella storia, perché adesso noi abbiamo gente che sta male, che però ha capacità critica, mentre 30-40 anni fa la gente che stava male era gente solo depressa e basta, adesso noi abbiamo degli attori sociali che stanno male, ma non ci stanno a star male. E questo cosa genera? Cosa genera questo? Questo crea una tensione sociale incredibile. Fra l'altro, a me piacerebbe mostrarvi delle chart in cui si vede come è fatta la popolazione oggi in Italia, perché è estremamente interessante, ed è estremamente interessante per capire il futuro, per capire da che parte andiamo e per capire che razza di attese hanno queste persone. Vediamole, Remo, perché dall'altra parte c'è tanta gente che si sta domandando esattamente queste cose, cioè dove stiamo andando, e perché vedete nella mission di Eumetra, ce lo sta dicendo Remo Lucchi, che l'ha fondata e che insomma ha navigato tanto i sistemi di ricerca e di valutazione dello stato, della condizione sociale oltre che economica di un paese come il nostro. Ecco, c'è questa mission di voler guardare al futuro, cioè dove stiamo andando. Allora sì, anche con il contributo di pezzi di questi studi e di slide, Remo, adesso illustraci un attimo dove stiamo andando. Allora, io vi mostrerei questa mappa, mi auguro che la vediate, non questa, scusate, questa. Riuscite a vederla? Sì. Sì, eccola. Allora, questa è la cosa più importante che esista sulla faccia sociale della Terra, perché spiega tutto. Allora, qui ci sono due dimensioni che definiscono questa mappa. C'è una dimensione orizzontale che io chiamo benessere personale e una dimensione verticale che chiamo accettatore sugli altri. Se noi cerchiamo di capire la società, le funzioni matematiche che vengono fuori sono queste due. Che cosa vuol dire benessere personale? Benessere personale sono io, il desiderio di stare bene, il desiderio di avere soldi adesso, subito, è il desiderio di godere della vita immediatamente, è una dimensione questa molto maschile della società, è il desiderio di avere adesso ed è una dimensione maschile. La dimensione verticale è invece una dimensione molto più centrata sugli altri, è una dimensione che ha a che fare più con la visione femminile delle cose, è una visione che ha più a che fare con il futuro della vita. In orizzontale l'adesso, in verticale il futuro. In orizzontale è la componente maschile, in verticale è la componente femminile. Queste due componenti, maschile e femminile, come vedete, sono ortogonali, cioè si incrociano a 90 gradi, quindi sono complementari, non sono opposte. L'uomo e la donna sono due componenti complementari, tant'è vero che la vita nasce lassù in alto a destra
dove i due si incontrano positivamente. A volte ce lo dimentichiamo, Remo. Ma adesso vi dirò anche una cosa molto importante. Faccio un'escursione politica di un attimo. Vai, vai. La dimensione orizzontale del benessere personale, la centratura su di sé, è una dimensione di destra della politica. Wow. Quella verticale è una dimensione di sinistra della politica. Io le ho definite matematicamente la destra e la sinistra. Che cosa viene fuori? Che non è vero che sono degli opposti, ma sono dei complementi. Questa è una notizia, poi devo dire, con quello che sta succedendo adesso al governo, mi sembra anche una buona notizia. Sono assolutamente, le due funzioni matematiche sono complementari, per cui il dire che c'è l'opposizione è una sciocchezza sociologica, perché fra l'altro in termini di costruzione della vita e del futuro, l'opposizione, la lotta e la battaglia, se va bene crea paralisi, se va male crea la morte. La vita viene soltanto creata dalla relazione. Fra l'altro, se la destra sono io e la sinistra sono gli altri, la vita nasce sempre sul noi. È il noi che fa nascere la vita. Io, se non mi insemino di qualcosa che appartiene agli altri, non mi succede niente. È fantastico questo concetto, davvero, e ci fa riflettere di quanto l'abbiamo perso di vista, ma soprattutto evidentemente l'ha perso di vista chi ha il volante in mano, chi guida un paese, no? Assolutamente. Adesso vi parlo rapidissimamente di queste aree. Allora, l'area più bella in alto a destra, che è l'area della vita, e dove ci sarà, come vedrete, anche la parte ritardia della popolazione, e io la definisco armonia. In basso a destra ci sono individui che vogliono star bene a tutti i costi, ma vivono una sorta di egocentrismo, cioè in contrapposizione agli altri. Loro dicono: tanto più gli altri stanno male, tanto meglio sto io. Vedremo che esiste anche quest'area. Poi c'è un'area di frustrazione, di gente che sta veramente male per vari motivi, non ce l'ha fatta, e soprattutto le aree giovanili di adesso sono infilate lì dentro, e ritengono che contrapponendosi agli altri qualche opportunità ce l'hanno, ma non ce l'avranno. In alto, a sinistra, c'è un'area che noi definiamo di sacrificio, che è un'area storica, delle donne tradizionali che non sono mai state degli individui, ma sono sempre state o mogli o madri o gestrici di una casa, ma non hanno investito mai su loro stesse come persone che entrano da protagoniste del mondo sociale e quindi vivono la vita come sacrificale. Però sono donne, attenzione, e essendo donne il concetto degli altri e del futuro fanno parte della loro intimità. I figli, le prospettive per il futuro sono tipiche della donna, e quindi il fatto che pure siano in una situazione di sacrificio li porta verso gli altri, centratura sugli altri. Ora, adesso io vi voglio mostrare come queste figure si stagliano. Allora, cosa succede? Io partirei dal baricentro dei giovani di oggi, dove c'è questo G2 precari, no? Sì. Questi sono i giovani che sono entrati nell'adultità con quasi tutti con un diploma, alcuni con la laurea, ma non ce l'hanno fatta, vivono nella precarietà, lavorano 2 mesi sì, 2 mesi no, fanno i cassieri, i facchini, gli impiegati, continuano a cambiare. Vivono in un sistema di quasi inaccettabile per loro, però non hanno alternative, vivono in questa precarietà. Una parte di questi si è staccata, questo gruppo tra i frustrati in basso a sinistra, che sono quelli che hanno perso lavoro e non sanno come vivere e non hanno soldi per vivere. Ed equivale al 9%, è un dato attuale questo? È un dato di dicembre questo. Quindi è attualissimo. Con loro, con questi frustrati, vivono queste donne depresse, che sono le persone più infelici in assoluto. Sono persone che arrivano al 10 del mese con i soldi. I soldi che questo marito frustrato procura in modo indicibile.
E quindi tutta questa zona qui vive nella totale depressione. Una parte di questi precari però ce l'ha fatta, e sono questi egocentrici di successo, sono questi giovani che con una grande energia, con una grande contrapposizione sono riusciti a uscire dal precariato e sono entrati in un'area danarosa, stanno davvero bene, però continuano a vivere in logiche di egocentrismo più totale. Remo, il dato 9% è assoluto e rispetto a tutta la popolazione? O rispetto 50 milioni, l'universo è 50 milioni, okay, la parte chiaro, adulta chiaro. Della popolazione. C'è anche nella parte di assenza di benessere questo antico ruolo femminile di donne di una certa età che hanno sempre fatto le casalinghe, magari hanno anche una buona istruzione e vedono che il mondo va avanti da un'altra parte, però loro non ce la fanno e quindi mantengono il loro ruolo sacrificale femminile. Tutta questa parte femminile in alto a sinistra spesso vive in famiglie dove ci sono questi signori che vivono nell'egocentrismo, per cui anche se la penso in un modo diverso, in realtà sono condizionate da questo precariato. Ci sono poi due segmenti molto interessanti che sono quelli che determinano un po' l'elite o la parte tendenzialmente elitaria. C'è questo stress professionale che è un gruppo di persone sulle quali si è scaricata massimamente la crisi del Covid. Perché? Perché sono gestori di business, ottimi impiegati, manager, piccoli imprenditori, eccetera, che hanno dovuto pagare le conseguenze vere di questo accadimento drammatico che ci ha coinvolto. E quindi sono ancora nell'area tendenzialmente elitaria, ma subiscono le conseguenze violente del tutto. Invece il benessere armonico lassù in alto, a destra, è gente di una certa età, potrebbe non lavorare per l'età, ma è interessato a sviluppare una professionalità, è gente che sta veramente bene, aiuta gli altri e non subisce gli effetti di questi drammatici accadimenti. Vi faccio vedere questo che è molto interessante. La parte bassa, gli inglesi li hanno chiamati somewhere, cioè sono coloro che hanno determinato la Brexit, cioè coloro che sono legati a un certo territorio, al SAM, e loro dicono: io vivo qui dentro, buttate fuori tutti gli altri, alzate i muri, chiudiamo le frontiere, i soldi sono nostri. Invece, gli anywhere erano i londinesi businessmen che vivevano anywhere, dappertutto, no? E loro sono quelli che sono rimasti fregati dalla Brexit. Allora, cosa succede? Che questa è la parte che in questo momento sta gestendo il potere dei paesi occidentali, però come tu vedi è ormai una minoranza, è un 42%, perché tutti gli altri che si contrappongono, anche le donne che non vorrebbero contrapporsi, però in situazioni decisionali dipendono da questi signori, sono in una controparte e questa controparte tende ad aumentare. Questo è il dramma, perché aumenta la parte che ha criticità, i Samuel adesso hanno criticità perché hanno studiato e stanno sempre peggio e si allontanano sempre di più dagli anywhere, che sono quelli che stanno bene, e questo elastico sociale si tende in un modo impressionante. La domanda è: ma se si rompe che cosa succede? Assolutamente sì. Senti, è un film che abbiamo già visto qualche volta nella storia? Oh. No, mai, perché la storia, da quando è nato l'uomo in poi, è sempre stata governata dalla parte elitaria. Gli altri, non avendo capacità critica, facevano soltanto i poveracci, oppure se riuscivano a guadagnare qualche soldo imitavano le persone che stavano sopra, ma non c'è mai stata contrapposizione nella storia, perché non avevano capacità critica, non erano degli individui, erano delle masse. Questa fenomenologia si è scatenata adesso. Quindi siamo davanti ad un inedito, qualcosa che non avevamo mai conosciuto sul piano sociale. Mai conosciuto, ed è un problema molto importante, perché io vi faccio vedere una
Il dramma vero è la distanza di felicità che c'è fra gli uni e fra gli altri. Mi auguro che vediate questo grafico. Lo vedete? Sì, eccolo. Allora, noi chiediamo se la gente è soddisfatta, dando una scala da 1 a 10, e consideriamo quelli che ci hanno detto almeno 8 o 9 o 10, sono il 32%. Guardate, al di là dell'età, in cui c'è la parte più centrale che soffre di più rispetto agli anziani e ai più giovani, eccetera, ma guardate, nell'ambito dei gruppi di benessere che abbiamo visto adesso, la parte giovanile, salvo il primo che è egocentrico ed è uscito e ce l'ha fatta in qualche modo a stare bene, a fare i soldi, però la pensa come gli altri. Guardate il gruppo 2, 3, 4, che sono i gruppi giovanili e femminili, questi sono marito e moglie, che distanza hanno di benessere dagli altri. Cioè, è il mondo che si sta spaccando, perché non è possibile che uno arrivi al 50-60% e l'altro sia a 0 o a 2. È una situazione davvero molto delicata socialmente, no, Re? È inaccettabile. Fra l'altro, io voglio mostrarvi una cosa. La differenza che c'è da parte dei primi tre gruppi, che sono giovanili, rispetto agli altri nel vedere le cose. Ad esempio, io sostengo che la parte giovanile è talmente sfortunata che la crisi che ci sta attanagliando non ha creato più di tanto conseguenze su di loro, perché loro non avevano nulla e la crisi non ha fatto nulla. Loro sono sempre più inferociti, ma non per la crisi, per una storia che li sta coinvolgendo da 10-15 anni a questa parte. C'è una storia che per la prima volta non gli dà speranza nel futuro, non li aiuta a fare quello che saprebbero fare di più i giovani, che è sognare, no? I giovani sono di una tristezza generale. La storia interessante è che, ad esempio, la Covid non ha portato su questa gente dei rattristamenti drammatici, li ha portati su tutti gli altri, sia sulle donne là in alto che sui gruppi elitari. Ti faccio vedere questo grafico. Allora, questo grafico dice: nel mese di giugno coloro che erano molto preoccupati della situazione dopo il primo lockdown erano il 40%. 40% è un valore altissimo, perché sappi che i massimi di scala, quando superano il 20%, sono massimi molto preoccupanti. A dicembre questo 40% è diventato 47%. Ora, se tu vedi che cosa è successo nei vari gruppi di cui ti ho parlato, i primi tre e gli altri, tu vedi che i primi tre gruppi o sono meno preoccupati o addirittura la preoccupazione si contrae da giugno a dicembre. Invece nei segmenti femminili 4 o 5, nei segmenti elitari 5 o 6, il discorso diventa drammatico. Ed è un dramma crescente, soprattutto per le donne, che poi però, se vanno a votare, votano come i primi tre gruppi, perché sono obbligati a votare così, no? Però loro vivono la loro femminilità e il loro futuro dei loro figli in un modo drammatico. Ormai lo sappiamo tutti. Al giorno d'oggi, se a casa vuoi bere il caffè, puoi scegliere fra tante possibilità. Puoi comprarlo in cialde, in capsule, in grani, macinati, solubili. Cambiano i sistemi, ma la cosa importante per noi di 101 Caffè è una: fare di ogni sorso un viaggio. Uè, ma chi sta napoletano? Guarda, essere in coppa o Vesuvio, vero? Mi ricordo pure la formazione Napoli Scudetto. Garella, Bruscolotti, Ferrara, Bagni, Ferrario, Renica, Maradona. Ti è venuta voglia di un buon caffè? Vieni a trovarci in uno dei nostri punti vendita o continua a navigare nel nostro sito per acquistare il tuo caffè ideale. 101 Caffè, liberi di scegliere. Ti faccio questo caso, faccio vedere questo grafico. In questo grafico ci sono le preoccupazioni, non le guardiamo tutte perché non ha molta importanza, le preoccupazioni che a giugno venivano fuori per effetto del Covid.
a dicembre, come vedete, le preoccupazioni stanno aumentando e a me ha impressionato molto questi effetti psicologici e sociali. Vuol dire che la gente in soli 6 mesi, è aumentato di 10 punti, comincia a dare fuori di testa. Questa è la vera grande preoccupazione sociale. Certo, gli effetti sull'economia del paese mondiale sono le preoccupazioni più importanti, però adesso sono questi effetti psicologici che ci stanno martoriando. Adesso ti faccio vedere questi due grafici, queste due linee, nei segmenti giovanili, poi te li farò vedere nelle donne e nei segmenti elitari. Nei segmenti giovanili, guarda cosa succede, si contrae massimamente non solo, ma a dicembre, dove c'è la linea scura, si riduce ancora di più, cioè a questa gente non gliene frega niente, nel senso che mi stanno dicendo non mi frega niente delle conseguenze prospettiche di questa situazione, perché noi siamo tesi soltanto a star meglio adesso, che in futuro si stia male, non è un nostro problema, noi vogliamo star bene adesso. Se adesso vi faccio vedere queste due curve sulle donne dei gruppi 4-5, guarda che balzo! Incredibile. Le donne sono drammaticamente preoccupate, non solo, ma a dicembre stanno esplodendo, stanno dando fuori di testa. Chi ha ragione di più, è una provocazione? Qual è la sensibilità che in qualche modo sta interpretando meglio, se ce n'è una? Ma qui ognuno interpreta a modo proprio. Diciamo che in modo più equilibrato ci sono i due gruppi 6-7 che sono quelli dell'elite, che sono questi. Vedete che anche loro sono molto preoccupati, c'è una preoccupazione economica, i primi due item, che è molto alta e viene ribadita, e c'è però una preoccupazione anche di tipo sociale per tutta la gente che si sta ingigantendo. Quindi noi riteniamo che quello che sta succedendo, per quanto se ne possa andare via coi vaccini, sperando che anche AstraZeneca possa essere utilizzato, lascerà comunque un segno estremamente importante per parecchio tempo. Remo, una curiosità, queste diciamo linee che abbiamo visto, questi dati così messi, sono sovrapponibili anche a comportamenti similari, almeno in tutto quello che è l'Occidente, cioè ci si comporta così e si registrano reazioni simili anche in altri paesi, o questo c'è una tipicità italiana? In tutto l'Occidente i dati sono fondamentalmente analoghi a questi, dalle verifiche fatte, anche negli Stati Uniti, anche in Gran Bretagna, Francia, Germania, sono dappertutto in questa situazione. In alcuni casi un po' di più, ad esempio gli Stati Uniti lo erano di più, perché c'è stata molta cattiveria, molta arrabbiatura da parte dei giovani. Adesso poi questa arrabbiatura è esplosa quando Trump ha perso le elezioni e questa contrapposizione è ulteriormente aumentata. Remo, il ruolo dei governi in generale su questo, no? Adesso tu hai citato ad esempio Trump, come è stato, che cosa ha generato rispetto a questo comportamento? Invece, dal vostro punto di vista, di studiosi, cosa dovrebbe essere, come dovrebbe essere? Ma qui c'è un tema che è un tema fondamentale e che ha dei guai storici, che è il tema del fatto che il sistema è sempre stato gestito dall'elite finanziaria, che ha sempre fatto fondamentalmente i propri interessi. Cioè nessuno, ma quasi nessun paese si è posto l'obiettivo di soddisfare quel bisogno costituzionale, che era quello di garantire a tutti i cittadini una partecipazione. Io ho parlato con chi ha lavorato con i costituzionalisti 50 anni fa, e loro mi hanno detto che quelli che hanno fatto l'articolo 3 in realtà lo volevano completare dicendo che tutti i cittadini italiani devono essere assistiti economicamente a partire dai 5 anni, senza sostituirsi le famiglie, ma aiutando le famiglie a fare in modo che tutti potessero studiare, tutti potessero laurearsi
possibilmente in almeno 3 università straniere, cioè prendere gli individui ai 5 anni e portarli ai 25 anni come vera grande risorsa del paese. I giovani sono la ricchezza futura del paese, noi dobbiamo investire sui giovani. Così non è stato, perché il sistema finanziario ha sempre esclusivamente fatto i propri interessi e indirizzato le risorse in una logica diversa. No. Ora, qui si tratta di fare un investimento per 20 anni. Quanti 20 anni sono passati dall'epoca a oggi? Poi, con soli 20 anni io creo una generazione radicalmente diversa. Non solo Remo, abbiamo forse anche creato le condizioni che quella parte di giovani che siamo anche riusciti a formare e a formare bene trovasse più conveniente andare a lavorare altrove, quindi anche questo è un altro vulnus, no? nel modo di gestire e dirigere in senso lato il paese. Guarda, qui i discorsi sono di un'enorme tensione, perché adesso non ci rimane più che tentare un rimedio, ma perché questo rimedio sia tentato bisogna che chi ci governa capisca profondamente queste cose. A me sembra di aver capito che Mattarella ha dato a Draghi un briefing molto interessante, esattamente in questa direzione. Tant'è vero che una delle prime cose che Draghi ha fatto è stato coinvolgere anche la parte destra del governo per evitare le contrapposizioni. Questo è estremamente importante. Però quello che io dico, no, non che dica che siamo in ritardo, però i temi sono temi drammatici da risolvere. Ti faccio vedere una cosa interessante. Noi parlando con tutti, guardando al futuro e parlando di sostenibilità, abbiamo ragionato sulle aree dell'Agenda 2030. Sì. E le aree dell'Agenda 2030 sono estremamente interessanti perché interpretano in modo perfetto i sentimenti della vita. Io ricordo a chi sta seguendo il caffè che siamo collegati con Remo Lucchi, che tra l'altro è anche fondatore di Eumetra e ci sta dando uno spaccato straordinario e anche molto preciso, convincente della situazione delicata che stiamo vivendo dentro la pandemia. Remo ci sta dicendo: certamente la pandemia è un acceleratore, come ci dicono in tanti, ma c'è molto di più dentro questo percorso, ci sta facendo capire anche alcuni elementi di come ci viviamo le cose che spesso ci sfuggono. Certo, sono argomenti che non sempre sentiamo nella narrazione in senso lato, ma voi sapete che appunto col caffè cerchiamo anche le nuove narrazioni o forse anche quelle più fedeli a quelli che potrebbero essere gli strumenti per affrontare la complessità del momento che stiamo vivendo. Remo. Ecco, io ho messo un grafico adesso che è estremamente interessante, perché le 16 aree, io dico sono 16 perché la 17ª è un'area di coordinamento internazionale, io ho fatto ragionare la gente e mi sono reso conto che la gente divide queste 16 aree in 3 grandi gruppi, che per me sono: uno, l'obiettivo, e gli altri due, i metodi. L'obiettivo è quello che io chiamo fattore 1, salute e benessere per tutti, cioè lo stare bene. La gente dice: noi abbiamo solo questa vita, non abbiamo nient'altro, e l'obiettivo è stare bene in questa vita. Questo vuol dire tante cose, vuol dire salute e benessere per tutti, buona occupazione, istruzione, no fame, eccetera. Lo stare bene. Gli altri due fattori ti dicono: per stare bene che cosa dobbiamo fare? Il secondo dice: guarda che per stare bene noi dobbiamo vivere in una relazionalità orizzontale, vicina e interessante, dobbiamo evitare le contrapposizioni, quindi ridurre le disuguaglianze, quindi no alla povertà. Il fare questo è quello che ci consentirà di stare bene, perché evita le contrapposizioni. L'altra area dello stare bene è invece tutta quella dell'ecosistema. Io devo stare bene con gli altri, devo stare bene nell'ambiente. Sono le due metodologie per stare bene.
Io qui ho messo coloro che sono molto d'accordo su queste aree nel 2019 e nel 2020. Guarda che in una sola anno, soprattutto le parti legate al vivere bene, in salute e benessere, guardate come è aumentato in un solo anno, ma anche il ridurre le disuguaglianze con gli altri. C'è invece un filo meno di attenzione all'ambiente. Fra l'altro vi dirò una cosa, tra parentesi, che nel 2015, quando furono definite dall'ONU queste 16 aree, si era posto l'obiettivo che tutte queste 16 aree dovessero essere risolte entro il 2030. Ora, dopo 6 anni, vi dirò che 5 di queste aree sono migliorate, 5 sono rimaste uguali e 6 sono peggiorate. E quindi le previsioni che si fanno è che nel 2030 forse comincerà la fine di qualche cosa che si chiama mondo. Incredibile, Remo, ma perché facciamo così fatica a capire? Ma perché chi ci governa? Tu sai che in Italia nessuno conosce l'agenda 2030? Perché l'agenda 2030 dà fastidio al sistema finanziario. Pazzesco, stavo per dire proprio questo, quando tu parli di relazione penso ancora a quanto mondo, anche cosiddetto evoluto, occidentale, ad esempio guadagna sulle armi, guadagna sulle guerre in generale e sulle ricadute indirette che le guerre generano in termini di fabbisogno. Questa è un'altra cosa inconcepibile nel 2021. Non hanno capito che cos'è la vita, capisci? Non hanno capito che cos'è la vita. Ora, adesso io ti faccio vedere un grafico che mi ha fatto fare un salto sulla sedia. Ed è, io mostro queste 16 aree ai quei 7 segmenti di prima, ai primi 3 e agli altri. E gli chiedo, senti un po', ma per te sono temi importanti oppure no? Gliel'ho chiesto l'anno scorso e glielo chiedo quest'anno. Il grafico è questo. Allora, tu guarda i primi 3 gruppi, dei 3 giovani arrabbiati e che non sanno più cosa, e guarda soprattutto la risposta molto, no? Tu guarda la risposta molto nei primi 3 gruppi come bassa e soprattutto nel gruppo 2 e 3, perché uno ha avuto anche successo, ma 2 e 3 è il baricentro della depressione giovanile e guarda da un anno all'altro come si è contratto e loro dicono non me ne frega niente di sta roba qua. Venite a me a raccontare del 2030 dell'ambiente. Ma ragazzi, io arrivo al 10 del mese, nessuno mi ha assistito, io ho studiato, mi sono diplomato, alcuni dicono io mi sono anche laureato, sono entrato nell'adultità col desiderio di partecipare, di essere incluso, no! Hanno delle ragioni? Io direi di sì, perché la colpa non è loro. Cioè se uno nasce nudo in una famiglia povera, perché deve rimanere povero per tutta la vita? Che colpa ne ha lui? Se viviamo in uno Stato dove c'è una Repubblica che deve curare gli interessi di tutti. Lui è una risorsa come tutti gli altri, basta investire su questa risorsa. Se la risorsa la abbandoni, che cosa pretendi da queste risorse? Guarda che io non sono né di destra né di sinistra, però sono un costituzionalista e dico, quelli che hanno fatto la Costituzione, hanno scritto l'articolo 3, erano persone sagge, fra l'altro l'hanno scritto nel 47, venivano dalla guerra. Dico ragazzi, rimettiamo a posto le cose, creiamo una vita che abbia un senso per tutti. In tutto questo fammi dire manicomio, uso provocatoriamente questo termine, c'è qualcuno che invece è un po' avanti, che ha capito come si fa, che può essere considerato un modello tra gli stati, non so se dire evoluti, perché anche qui il concetto di evoluzione a volte mi pare essere messo molto in discussione. Ma guarda, in Europa un pochettino la Germania è un po' più avanti degli altri, ma io conto molto su una persona, perché questa persona ha fatto dichiarazioni che vanno in questa direzione. Prima ancora di accettare l'invito a diventare Presidente del Consiglio, che è Draghi nelle prime dichiarazioni che ha fatto, poi dopo mi ha fatto un po' paura perché non le ha più rifatte queste dichiarazioni. Non vorrei che ci fossero dei condizionamenti che fossero ancora più importanti di Draghi. Mi auguro che sia soltanto la pandemia che l'abbia un attimo frenato, ma che il suo obiettivo sia veramente quello di
aiutare gli italiani a diventare tutti adulti nella testa, partecipi, attori veri, felici di vivere gli uni con gli altri in una logica di relazione positiva e non di contrapposizione. Remo, pensiamo ad un modello, no? Abbiamo nella testa storie di uomini che veramente hanno fatto la differenza, avevano visto lungo, avevano capito già, magari anche in epoche diverse, un po' cosa sarebbe successo, ma soprattutto quali erano le direzioni da non prendere. Te ne viene qualcuno in mente? Ma no, perché vedi, tutti quegli uomini, tutta la storia ha avuto come condizionamento la struttura della società. Allora, chi ha governato 80, 100 anni fa o 200 anni fa, in realtà governava in un contesto sociale che era radicalmente diverso. Quello che è successo dal 2000 in poi, con questi giovani che sono entrati con una cultura decorosa nella società e che quindi hanno creato un sentimento di rivendicazione o di richiesta di inclusione, non era mai successo nella storia. E la tensione sociale che si sta creando adesso non era mai successa nella storia, mai. E per quello che dico, siamo tutti troppo distratti, perché noi continuiamo ad andare avanti come se fossimo in continuità col 1980, 90, 2000, non è così. È cambiato tutto, è cambiato il mondo, cambiato, bisogna affrontarlo. Tu capisci che la pandemia in questa situazione sì, può creare degli incidenti di percorso, ma con questa situazione la pandemia non c'entra niente. E cosa potrebbe, andiamo verso i minuti finali della trasmissione, diamo anche qualche idea, perché immagino tutti questi studi, queste analisi hanno generato anche una parte di proposte, no? Che cosa potrebbe essere, parlato all'inizio di sostenibilità, cosa potrebbe liberare energia positiva e far partire una qualche ricostruzione utile? Allora, innanzitutto c'è da dire una cosa, che la gente non crede allo Stato e quindi ritiene che debba essere il sistema economico in qualche misura a intervenire e quindi chiede che le imprese non solo facciano bene il loro mestiere come hanno sempre fatto, di produrre dei buoni prodotti, trattare bene i clienti, prezzi adeguati, eccetera, ma che si assumano loro responsabilità sociale e si assumono responsabilità sociale nel territorio in cui operano. Ora, per alcuni, soprattutto i gruppi 6, 7, eccetera, loro dicono devono assumersi una responsabilità sociale occupandosi anche dell'ambiente, occupandosi di tutto. Ma l'ambiente, chiedono di occuparsi dell'ambiente anche alle banche. Ma cosa vuol dire? La banca mica inquina? No, però la banca può condizionare le imprese, dice, impresa, tu vuoi soldi? Hai le caratteristiche per essere un'impresa seria, attenta al contesto in cui tu lavori? Quindi c'è una richiesta da parte dei gruppi 6-7 di forte assunzione di responsabilità sociale. Gli altri chiedono comunque alle imprese di aiutare. Ad esempio, una delle più grandi richieste che vengono alle imprese è di investire per formare le nuove generazioni, non per trarre loro stesso vantaggi, ma per portare nell'adultità individui che hanno capacità di agire e che possono essere inclusi. Quindi è una richiesta che dovrebbe essere fatta allo Stato, in realtà lo Stato se n'è sempre fregato, In Germania ci sono stati 3 governi negli ultimi 25 anni, noi ne abbiamo avuti 25 di governi, quindi lo Stato è sempre stato legato a interessi di parte e di breve periodo e non ha mai avuto davanti a sé una strategia di medio e lungo periodo, non l'ha mai avuta. E da cittadini, la gente adesso, da cittadini cosa possiamo fare per provare a incidere ancora di più rispetto a quello che abbiamo fatto sin qui? Perché a volte mi capita di fare riflessioni con qualche amico, mi pare che gli italiani con i mezzi che hanno le hanno provate tutte in questi anni per cambiare modelli, destra, sinistra, centro, movimenti, insomma non si può dire imprenditori al comando, filosofi, ma non lo so, cioè mi sembra che le abbiamo provate con i mezzi che abbiamo, no, che cosa potremmo fare? Cosa potremmo fare di più? Il bisogno che io sento è che
sia il potere pubblico che si debba rendere conto di sta roba qua, perché il potere privato se ne rende conto e fa quello che può, e lo farà forse di più in futuro ancora, ma finché il sistema di governo del paese non ne prende coscienza, questo elastico sociale rischia di spezzarsi. Ma se si spezza, io mi chiedo cosa potrà succedere sul piano sociale. E non è pensabile una roba del genere. E l'auspicio, ma io credo che ci possa essere. Io ti faccio un esempio. È entrato nel governo Enrico Giovannini, tutti i ministri tecnici sono tutti simili tra di loro. Ora, Enrico Giovannini è stato portavoce dell'ASVIS, cioè dell'Agenda 2030 in Italia, dal 2015 in poi. Enrico Giovannini, ad esempio, questa ricerca lui ce le ha, lui le usa. Recentissimamente a Stefanini, che è il presidente dell'ASVIS, ha fatto presentare questo grafico che tu vedi, che abbiamo davanti, l'ha presentato pubblicamente per dire: ragazzi, ma in Italia come cacchio siamo messi? Quindi, voglio dire, i nuovi ministri, i cosiddetti ministri tecnici, che vengono da una professionalità e non vengono dalla distorsione politica, loro stanno capendo che cosa sta succedendo. E io ho fiducia in queste nuove leve. Remo, ma le persone come te, gli studiosi come te che hanno dedicato una vita a queste tematiche, vengono coinvolti, siete considerati, abbiamo delle intelligenze? Le persone come me, l'unica roba che possono fare è produrre ricerca interessante e divulgarla. Ad esempio, io a questi ministri questa ricerca la regalo, non la vendo. Ma l'hanno avuta? Ce l'hanno? E quantomeno Giovannini, l'ASVIS, l'Agenda 2030 ce l'hanno. Io chiedo, adesso con Giovannini è difficilissimo parlare. E negli anni scorsi era molto amico mio, ma adesso è diventato un personaggio non facilmente avvicinabile. Io spero che lui, quantomeno con gli altri ministri tecnici, condivida questa situazione. Io lo spero vivamente, non so che dirti. Sentiremo, ultima domanda, ce la faremo se, a condizioni, Agenda 2030 mi sembra tutto sommato nell'analisi ha tracciato una rotta, ha capito quello che dovremmo fare per migliorare il mondo. E ce la faremo a condizioni che si faccia cosa? La cultura è quell'ingrediente che ti fa spostare l'attenzione sulla prospettiva, sul futuro. Anche io vedo la differenza che c'è tra i giovani che sono arrivati ad una maturità e i giovani che si sono laureati. La grande differenza è questa, che la maturità ti fa prendere possesso di te stesso, ti fa riconoscere come individuo, io sono io. Quando tu vai avanti a studiare ti rendi conto che tu ti puoi completare solo se ti unisci agli altri. Ed è la relazione sociale che conta, è la positività della relazione sociale. Però per fare questo bisogna che chi ci governa abbia gli ingredienti basici, a cominciare dalla cultura. Assolutamente. Io che altro ti devo dire? Voglio dire, quando io faccio le analisi di relazione... Sei stato molto chiaro, molto chiaro. Vabbè. E invece noi da questa parte cosa possiamo fare per fare pressione nel modo giusto? Divulgare il più possibile. Tu fai un mestiere perfetto perché fai il divulgatore, e quindi questo è da fare, il più possibile. Grazie Remo, io mi auguro davvero che ci siano, ecco, caffè energetici in giro, che possano divulgare, che attorno al caffè italiano così buono, attorno a quei bar italiani che hanno creato una ritualità incredibile. È un luogo di relazione il caffè, quindi assolutamente. Te lo posso chiedere Remo, qual è il tuo rapporto col caffè? Io ne bevo 7 al giorno. Wow, come li preferisci? Ristretti, macchiati? No, io lo bevo come bevanda calda, quindi tendenzialmente abbondanti. Fantastico. Senti, ma ecco, uno abituato come te ad analizzare le cose, perché il caffè e la ritualità attorno al caffè è così importante per gli italiani? Beh, è comunque facente parte della nostra cultura.
Gli italiani in realtà, se tu scavi, hanno un orgoglio di appartenenza all'Italia. In questa stessa ricerca noi analizziamo la vicinanza che la gente ha all'Italia e loro riconoscono all'Italia le famose 6A dell'ambiente, dell'arte, dell'armonia, della relazione, eccetera. Quindi ci rende conto di vivere in un paese veramente fortunato. E quindi anche le tradizioni italiane, e il caffè fa parte della tradizione italiana, è un elemento da coccolare, insomma. Grazie davvero, Remo, grazie davvero. Spero di ritrovarti presto in questo luogo o in altri, perché insomma il tuo contributo l'abbiamo sentito, ci ha davvero emozionato, ci fa capire che anche i numeri, che a volte sono freddi, se raccontati nel modo in cui Remo ha fatto oggi, possono fare la differenza e sono quelli che ci servono anche per tentare di aggiustare la rotta in questo momento così difficile per il mondo in generale. Le risorse ci sono, gli anticorpi ci sono, ecco, Remo ce l'ha detto in tanti modi oggi, dobbiamo volerlo fino in fondo, dobbiamo cambiare prospettive. Dobbiamo smettere di fare opposizione fino a se stessi e forse ognuno di noi deve provare a fare qualcosa in più allontanando gli egoismi. Remo, grazie davvero, è stato un piacere e un onore grazie averti qui con noi. Mi auguro di ritrovarti presto, magari insieme a Mike, vediamo se riusciamo a costruire qualcosa di interessante insieme appena riguadagniamo anche le piazze. Mi piacerebbe fare qualcosa in una piazza, un salotto all'aperto. Ti abbraccio. Grazie. Ti abbraccio, ciao. A presto, ciao ciao. Un caffè che vale espresso scende moca sale, serve a farci avere quella marcia in più. Un caffè che vale senza esagerare, serve a questa Italia per tenersi su. Un caffè che vale, rito nazionale, è un caffè che